una opportunità per convertire il cuore a Dio. Ci mettiamo in cammino su questo percorso di rinuncia e lotta spirituale per arrivare rinnovati al giorno di Pasqua, guidati dalla luce del risorto. Il Vangelo di oggi ci invita a lottare contro il desiderio di apparire, di farsi vedere dagli altri. Ogni rinuncia che compiamo, ogni preghiera che facciamo, deve essere visibile solo a Dio. Se facciamo tutte queste cose per essere visti e lodati dagli altri, allora abbiamo già ricevuto la ricompensa nella effimera lode ricevuta dagli uomini. Perché dobbiamo fare tutto in segreto? Per non perdere di vista ciò che è importante per la nostra vita spirituale: Dio. Se diamo credito solo a noi stessi per le buone azioni compiute, allora non abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. Siamo invitati oggi a ridiventare bambini, a lasciarci guidare dal Padre e fidarci totalmente di Lui. Noi siamo figli di Dio e il nostro Padre ci vuole condurre alla vera felicità. Fidiamoci di Lui e lasciamolo agire nella nostra vita. Cominciamo il nostro cammino con la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Camminiamo con fiducia tenendo per mano il Padre Celeste. Con Lui arriveremo alla luce del risorto e gioiremo per la nostra salvezza e quella del mondo intero. Quale sarà il tuo digiuno in Quaresima? Intensificherai la tua preghiera in questo periodo per mantenerla come sana abitudine anche nei giorni successivi alla Pasqua?